ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi video haul e partiamo subito perché ho tante cose da mostrarvi. Prima di cominciare vi voglio dire quello che ho sulle labbra, che è questo Long Lasting Lip Gloss Matte, i famosissimi Matte di Essence, e questo nella colorazione 1, la Vie Belle. Oddio, forse un pochino, sembra più chiaro in videocamera, in realtà non è così chiaro, però ormai ho messo questo e questo tengo su. Passiamo al sodo. Allora, ragazze, vorrei essere un pochino più precisa ora in poi negli haul, perché mi rendo conto che il senso di essi è che noi guardandoli, mi ci metto anch'io perché gli haul sono forse i video che guardo di più, appunto guardandoli riusciamo a capire dove reperire le cose, che tipo di cose sono, e soprattutto se si tratta di vestiti è importante che essi siano indossati, altrimenti non si comprende appunto il senso di mostrare le cose così a casaccio. Per cui d'ora in poi cercherò di impegnarmi di più anche in questi video, che seppur leggeri, frivoli e comunque fatti proprio per passare un po' di tempo insieme, devono avere un qualche senso. Quindi voglio migliorare anche questo tipo di contenuti e partirei subito col farlo, perché voglio mostrare anche alcune cose che ho acquistato di home decor. Anzi, a tal proposito vi vorrei chiedere, siccome devo fare delle modifiche, insomma mi sto trasferendo, sapete un po' le ultime vicissitudini, le cose che sono successe nella mia vita, quindi sapete che ho bisogno un pochino di ricominciare da capo, e vi volevo dire se a mano che trovo delle cose, degli spunti, che risistemo per esempio la mia makeup collection, eccetera, volete vedere come lo faccio, quello che effettivamente porto con me, quello che invece non ho portato con me. Insomma, vi interessa tutto ciò, altrimenti glisso. Però per ora vi voglio mostrare una cosa che secondo me è veramente carinissima e che ho trovato a un prezzo bassissimo, e vi volevo dire se avete dei negozietti cinesi che vendono anche complementi di arredo o comunque oggettistica di home decor, di andare a darci un occhio, perché per esempio io ho trovato questo qui, ragazze, guardate che bello, io non so come mostrarvelo, però sicuramente vi faccio poi la ripresa, a parte che è questo sgabellino così in stile shabby, però siccome ho il vanity table bianco, lo specchio l'ho fatto anche io, con le luci ed è tutto bianco, insomma, non potevo metterci uno sgabello di diverso stile, e ho trovato questo, ho visto questo, me ne sono innamorata. Tra l'altro, ragazze, l'ho pagato veramente pochissimo, perché l'ho pagato 30 euro, è fatto davvero molto bene, come vedete c'è un cuore applicato in legno davanti, poi è foderato con questo bellissimo tessuto e queste nuance, quindi questo accostamento di colori, che tra l'altro è quello che vorrei fare adesso in camera da letto, quindi al muro, per cui quando l'ho visto mi sono detta non posso assolutamente non prenderlo, è veramente bellissimo. Un prezzo molto basso per un oggetto davvero molto carino, secondo me. Vi dico subito che sarà un haul molto vario, perché ci metto un po' tutto, vi mostro un po' tutto, proprio perché poi quando vi metto le foto su Instagram sempre mi chiedete dove hai preso queste cose, faccio un haul Carmen, per cui siccome queste cose qui le voglio utilizzare ve le mostro tutte in questo video e vi dico appunto da dove provengono, cosa sono, eccetera eccetera, e ci togliamo il dente. Passerei subito a farvi vedere questo, ragazze, che io adoro assolutamente, ho adorato assolutamente e lo volevo assolutamente. Ho avuto la possibilità di prenderlo tramite Mercy Andy, l'ho ricevuto da Mercy Andy attraverso appunto il sito Octolit. I gel detergenti per le mani che però richiamano praticamente, come vedete, tutti i personaggi di Disney, quindi abbiamo Pippo, abbiamo Pluto, Paperina, Paperino, Minnie e Mickey Mouse. E come potevo io non desiderare questo oggetto, ragazzi, è veramente molto molto bello. Poi la pochette, tra l'altro devo lottare con mia nipote perché li ho visti e credo che avrò difficoltà a non dargliene uno. Vabbè, però glielo do volentieri. La pochette, come vedete, è bellissima anch'essa, perché dietro appunto ha questa icona che è la testa di Topolino con le sue orecchie, inconfondibile Mickey Mouse, davvero molto 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 carino. Io questi gel mani li ho già avuti, però quelli in edizione in gamma permanente, quindi li ho già utilizzati, li avevo acquistati io in precedenza, poi li ho ricevuti dal sito, li ho utilizzati tantissimo e li amo, per cui sono contentissima di aver potuto avere anche questi.
vi metto il link nell'info box, vi metto anche il link al sito Octoly perché vedo che siete molto curiose in relazione a questa cosa, quindi vi metto tutto nell'info box. Guardate l'info box perché è importantissimo. Da Pixi, vi faccio vedere anche le cose che ho ricevuto dalle aziende, ovviamente poi quelle che ho acquistato io. Da Pixi ho ricevuto una cosa che mi ha fatto veramente felicissima. Anche in questo caso vedevo questo oggetto in tutte le stories o in tutti i video delle altre ragazze, quindi ho detto speriamo che lo mandino anche a me, e infatti così è stato. Sono stata contentissima perché al di là della scatola, che è veramente carinissima, all'interno della scatola, ragazze, guardate cosa c'è: c'è questa maxi bottiglia di tonico, che è il mio tonico preferito in assoluto ormai, ed è il tonico di Pixi. E tra l'altro vi do una buonissima notizia perché ormai si può acquistare anche su Sephora, sul sito Sephora Pixi, per cui se siete interessate potete dare un occhio lì. E poi si aggiunge questo dispenser, appunto il che rende tutto più facile, perché appunto si può imbibire il dischetto di cotone e poi passare il tonico sul viso. Questo tonico è veramente ottimo, ragazze, io ne ho già utilizzato tantissime confezioni, infatti l'avete visto molte volte nel video dei finiti. Avevo sia quello to go, quindi i dischetti già imbevuti all'interno di pratiche confezioni che ho amato tantissimo, quelle veramente me le sono mangiate, e poi ho avuto varie boccette di questo genere però piccoline, e adesso ho ricevuto questo, sono contentissima perché è uno dei prodotti must dell'azienda. È un tonico che contiene acido glicolico, aloe vera e ginseng, quindi rivitalizza la pelle, e la cosa che mi piace tantissimo è che quando poi andate a passarlo la sera dopo esservi struccate resta qualcosa sul dischetto di cotone, quindi preleva e porta via tutti i residui, gli ultimi residui di trucco. La cosa più bella però, che non vi ho detto, mi stavo dimenticando, è che è personalizzato col nome, però ragazzi a me hanno scritto il cognome, a me e a qualche altra ragazza purtroppo hanno scritto il cognome, si sono sbagliati, però vabbè, è sempre un tonico personalizzato ed è molto carino, e ho apprezzato veramente tantissimo il pensiero e il gesto, quindi grazie Pixi, veramente è un brand che amo, amo tantissimo. Detto questo, passiamo alle cose che ho acquistato io. La prima cosa che vi voglio mostrare è questo acquisto che ho fatto sul sito di Mulac. Era tempo che giravo come un avvoltoio all'interno del sito, mettevo in carrello e poi non facevo mai l'ordine. L'ultima volta che ho aperto il carrello mi sono ritrovata una specie di wish list, perché avevo messo appunto dentro un bel po' di cosette, e siccome c'era qualche prodotto scontato, non di tanto però sempre, va sempre bene, mi sono detta vabbè, è ora di fare quest'ordine, e quindi l'ho fatto. Che cosa ho preso, ragazze? La prima cosa che volevo provare assolutamente, che mi incuriosiva tantissimo e che non potevo non prendere, è questo qui, ossia il nuovo mascara di Mulac, che adesso non vi vado ad aprire, ragazze, perdonatemi, ma è famosissimo sul web, l'hanno mostrato in tantissime, ed è il Gentleman Mascara, appunto super 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 nominato, e ho sentito veramente grandi cose, per cui non potevo assolutamente non provarlo dato la fissa che ho per i mascara. Il pack mi piace tantissimo perché è un color, è un blu che mi ricorda il jeans, il colore del jeans, e poi ha la parte alta del tappo, ossia il tappo praticamente damascato, ecco, in una sorta di trama damascata, così come anche la scatola, appunto. È molto elegante, molto molto bello. Non mi interessa però che sia effettivamente valido, come ho sentito dire in giro, vi farò sapere se volete lo proviamo insieme. Io non ricordo i prezzi, in realtà mi pare che sia costato intorno alle 11 euro. Poi ho preso un'altra cosa che volevo assolutamente prendere, ed è uno dei rossetti della linea Womanly. Allora, Cindy se ne è uscita con questi rossetti che gridavano il mio nome, perché è veramente una collezione bellissima, sia la scatola, quindi sia il pack esterno, sia il pack dei singoli rossetti, sia il fatto che ci sia questa scritta, sia il concetto della collezione stessa, sia i colori, veramente mi hanno attirata tanto 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 tanto. Mi sono dovuta legare le mani per non prendere proprio l'intero set, però ho preferito non farlo, quindi non fare questa pazzia, e prendere l'unico dei rossetti che secondo me utilizzerò tantissimo, soprattutto nel periodo incontro al quale stiamo andando, sia la primavera speriamo, ed è questo My Rent Boy. My Rent Boy è il rossetto più chiaro della linea, bellissimo rosa,
matte. Ovviamente ho sentito dire tante cose, ho sentito delle opinioni discordanti al riguardo, riguardo a questi rossetti, perché qualcuno dice che siano troppo duri, quindi che non si stendono bene, altri invece ci si trovano benissimo. Alcune ragazze hanno consigliato di utilizzare prima un primer e poi utilizzare il rossetto stesso. Io ancora non vi so dire nulla, ovviamente è la prima volta che ne vedo uno da vicino. È bellissimo, quello che vi posso dire è che è bellissimo, è davvero bello bello. Il pack è strepitoso, stavolta veramente Cindy si è superata, e infatti io mi stavo tenendo le mani, ma ho ceduto perché volevo assolutamente avere uno di questi rossetti in collezione. Eccolo qua, il colore è questo, il nome, vi ripeto, è Myron Boy. Di Mulac poi volevo da tempo provare questa polvere, questa contouring powder, è più precisamente Zeus, famosissima Zeus, ed è una cipria illuminante di color giallo, ve la faccio vedere, di color giallo, se riesco a prenderla ve la faccio vedere ovviamente, perché altrimenti non ve la posso far vedere, eccola qui, che sembra essere veramente valida e quasi miracolosa per andare a settare il correttore qui nella zona delle occhiaie, e sembra proprio neutralizzare il colore delle occhiaie illuminando la zona e rendendo il tutto veramente bello. Ops, ma io sto facendo danni oggi. Volevo provarla da tanto tempo, e anche in questo caso mi pare ci fosse una piccola percentuale di sconto. La prima volta che la tocco, quindi fatemi vedere com'è. Bellissima polvere, non profuma, assolutamente inodore, bellissima polvere, inutile che vi faccio lo swatch perché non si vede niente, si adatta perfettamente al mio incornato, non credevo fosse troppo gialla, in realtà non è così. Vi farò vedere anche questa all'opera, la volevo provare veramente da tanto tempo. Ovviamente ho preso il refill perché ho delle palette di là da riempire, quindi era inutile andare a comprare ulteriori palette. Quindi questo è quello che ho preso da Mulac, e in totale ho speso 40 euro. Di questo vi devo mettere il sito di questo acquisto, però me lo sono perso, lo devo trovare assolutamente, ve lo metto nell'info box appena lo trovo, però vi voglio mostrare anche questo acquisto, perché a volte ci sono delle occasioni online che quando vediamo non ci lasciamo scappare, quindi non possiamo lasciarle scappare, e in questo caso vi faccio vedere una che mi è capitata sotto gli occhi e che ho preso veramente al volo, perché io avevo visto da Zara questi sandali qui, e voi direte che cosa hai comprato, dei sandali estivi? Sì, perché li ho pagati solo 10 euro ragazze, e costavano 40, li ho pagati solo 10 euro, e sono dei sandali bellissimi secondo me, che io utilizzerò tantissimo in estate, però volevo tantissimo un modellino del genere, secondo me sono molto carini anche per scendere in spiaggia, per un cocktail in spiaggia, per metterle, per indossarli con vestiti lunghi, quindi mi sto proiettando con la mente in estate per dirvi, spiegarvi come ho immaginato questi sandali indossati, anche se oggi diluvia fuori, tant'è vero che ho dovuto accendere le luci proprio perché veramente è buio e c'è un tempo da paura. Però ragazze, non potevo assolutamente non prenderli, ve li metto qui da Telly Welly, si dice così, pare si dica così. Ho trovato delle cose che non mi aspettavo di trovare lì, però appena l'ho viste le ho prese, perché c'è un piccolo problema ultimamente, soffro di spugnite acuta, dove vedo spugnette le prendo, spugnette per il trucco, spugnette per il make up, e queste qua erano veramente carinissime, sono tre spugnette che sorridono, fanno la linguaccia e schiacciano l'occhietto, e quindi non potevo assolutamente non averle, costavano 6 euro, anche in questo caso con una piccola percentuale di sconto, quindi tre spugnette 6 euro mi è parso un buon prezzo. Poi le ho toccate, sembrano abbastanza morbide, ma vi farò sapere nel tempo. E sempre in tema di spugnette, invece, dalla mia cinesina di fiducia ho trovato queste, finalmente, che sono costate 2,50 euro, ma sono quelle spugnettine piccole, quindi quelle mini spugnette che servono per applicare il correttore in questa zona qui. Le cercavo da tempo, le volevo rosa, però non le trovate, quindi ho preso queste viola, e sono davvero carinissime, non vedo l'ora di provarle, e poi se mi piacciono ne vado a prendere altre, perché non vorrei mai che scomparissero e non le ritrovassi più. Sono morbide tra l'altro, molto carine, molto
utili, tra l'altro, se effettivamente fanno quello che dicono. Sono malata, ho preso il buffer rosa. Il buffer mi serve un sacco perché, come potete vedere dagli ultimi video, ho sempre le unghie sbeccate. In realtà non sono sbeccate, io non ho mai avuto unghie così disordinate, ma si sfaldano, quindi devo cercare di livellarle prima di mettere lo smalto. E lo possiamo fare questo solo con il buffer, poi se è rosa tutto diventa più bello. Questo l'ho pagato 1 euro, le spugnette 2,50 euro, ve l'ho detto. Poi, che altro ho preso? Ah! Ragazzi, indovinate, una spugnetta, questa qui l'ho presa tramite un ordine, però è più precisamente, ho incaricato una mia carissima amica perché non riuscivo a reperirle qui e non volevo fare un ordine solo per la spugnetta, per cui le ho dato i soldi perché mi sono fatta il PayPal, ragazze, dato che tante tra voi tempo fa mi hanno attaccato per questa cosa: ma hai 40 anni e non hai un PayPal, come fai? Certo, è più facile farsi regalare le cose dalle iscritte. Io resto basita di fronte a queste cose sempre, però ragazze, esistono. Però vi ripeto, tramite ricarica le ho dato i soldi, tengo a specificarlo, e poi lei mi ha mandato questa qui, che è appunto la spugnetta di Real Techniques, famosissima, della quale vi ho parlato nell'ultimo prodotto finito, dicendovi che appunto mi aveva fatto un brutto gioco, un brutto scherzo. Voglio testarla di nuovo e poi vi darò un'opinione ben più precisa. E lei, Sabina, a cui mando un grandissimo bacio, mi ha aggiunto una cosa che io non mi aspettavo, sia questa. Tra l'altro, io volevo provare tantissimo queste palette qui di I Love Heart, che è la linea più economica di Make Up Revolution, e più precisamente mi ha mandato questa, che è la Naked Chocolate. Chiama nel pack le più famose e celeberrime palette di Too Faced, ma a me fa venire la voglia di mangiare cioccolato bianco di Galak. Mi fa venire la voglia di Galak questa palette, quindi grazie Sabina, io sono a dieta. Però mi ha fatto questo graditissimo regalo e sicuramente vi faccio un get ready with me con questa palette, perché davvero mi incuriosisce molto molto molto. Poi c'è un fogliettino in cui ci sono scritti i nomi sopra e stavolta non lo butterò. Bah, è il festival del cioccolato questa palette, cioè, ci sono nomi veramente carinissimi: Wonka, Toblerone, Delight, Mocha Lover, Choc Fest, Sugar. Insomma, mi viene l'acquolina in bocca solo a vederla. Peccato che non profumi anch'essa come quelle di Too Faced. Passiamo a quello che ho preso ai supermercati GDL, perché io li trovo molti prodotti interessanti. Tra l'altro vi rispondo perché mi avete chiesto dove trovo Astra, dove trovo New York Color, dove trovo Maybelline. Insomma, ai supermercati GDL, vedete, questi sono questi qua, eccoli qua. Vi ho tenuto la busta proprio per farvi vedere di cosa parlo. Di Astra ho preso questo matitone, che è uno dei matitoni di cui vi parlo in questo video qui, quindi non mi dilungo, costa pochissimo, e quello che penso di questo matitone ve lo dico in questo video, quindi andate a vedere, ed è un bellissimo colore, è il numero 12. Ho ripreso questa cipria di cui vi parlo sempre nello stesso video, ed è la City Proof 10 Hours di New York Color, che è una cipria matificante a lunga durata, veramente valida. Io ve la straconsiglio, se trovate questa cipria prendetela e poi mi direte. E infine, ragazzi, ho preso una cosa che non vedo l'ora di provare, stavo tenendo qui proprio per fare lol, però voglio provarla con voi, ed è questo primer per gli occhi di Wet n Wild all'interno di questa confezione qui, perché è della linea, dell'ultima linea messa in gamma da Wet n Wild, più precisamente la linea Long Lasting, quella che è stata provata sotto 7 condizioni di luce diverse. C'è anche un fondotinta che mi interessava moltissimo, il Photofocus. Ho preso il correttore, ho preso questo, e poi voglio prendere anche il correttore, la cipria, dai che ce la posso fare, voglio prendere anche il fondotinta, e eventualmente facciamo un video in cui mi trucco con tutti questi prodotti di Wet n Wild, che ne dite. Nel frattempo c'è stato un fulmine nel cielo che mi ha spaventato, però sono stata brava a fare l'indifferente. Quindi sono tra l'altro anche cruelty free questi prodotti qui, quindi un punto aggiunto sempre quando ciò accade. E basta, mi guardo intorno, mi pare di avervi mostrato tutto. Sì, stavolta sì, vi ho mostrato tutto, e quindi è il momento dei saluti. Sto attenta che la videocamera registri, perché l'altra volta mi ha fatto un brutto scherzo, e vi invito a venirmi a trovare sui miei social, quindi
eccoli tutti qui, venite a trovarmi anche lì, vi aspetto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, perché pubblico sempre nuovi video e comunque è gratis. Iscriviti, quindi tu che non ti sei iscritto, cogli l'occasione oggi e iscriviti e attivate le notifiche cliccando sulla campanella, così non perdete nessuno dei video che caricherò prossimamente, altrimenti li perderete e poi mi venite a dire: ma Carmen, non pubblichi più? Sì, pubblico, se non attivate le notifiche in home non vi appariranno più i miei video. È così. Detto questo, vi ho detto veramente tutto, vi mando un grande bacio, vi saluto, io vi voglio bene, vogliatemene anche voi.